Buongiorno, buongiorno Regione, la zio Vito. Come va? Tutto bene? E io sono contento, ieri vi ho detto passate una bella pasquetta con Irina per i Zoma, sopra la barca, poi a cavallo, poi dopo di nuovo a casa e di nuovo a cavallo sopra Irina. E niente, è stato bello, poi sono tornata, diciamo che abbiamo trovato un po' di traffico, un po' di cose, ma è normale perché la Pasquetta, diciamo, si trova sempre un poco di traffico. Poi, a che vuole, le strade ci sono 50.000 interruzioni, hanno detto che la Basentana forse tenne, non so, 40 candiere e più, ma e hanno aggiustato, hanno fatto carriere i ponti, né? Diciamo, tolgono i ponti vecchi, metterli nuovi, aggiustano, ammodernizzano, e dice che forse 2019, forse spariscono i candieri, quelli che stanno facendo mo'. E poi aprono quello dalla parte vecchia che nel frattempo si è consumata. Non è che... Di chi? Chiudete tutto cosa? Facitela tutto quanto nuova la cazzo la Basentana. E noi non parliamo più, poi è stata studiata bene, poche curve, diciamo, poche pericolose. Si viaggia a 90 all'ora, che tu si viaggia a 90 all'ora. Praticamente arrivano i camion, ti sorpassano, ti tamponano, perché bisogna ammodernarsi in base anche alla macchina che uno tiene. Zio Vito, va bene, la macchina non ci tiene pure un motocarro, non posso andare col tre ruote, cioè, questo è sicuro, però di chi se tengo BBS, queste cose qua, servotreno, queste cose qua al volante, più sicuro, più tranquillo, ma comunque non voglio fare polemiche, diciamo, sopra la strada, gente che mi scrive c'è un ponte carotto là, ci sta la strada del pisticci, c'è questo, ma siamo tutti la stessa condizione, siamo in Basilicata, va vita a mettere tra croce, che praticamente la Basilicata è questa, è terra di frana, è terra, diciamo, che ha bisogno, come dire, se non la politica si muove, che diciamo ci aggiusta un po' tutto cose, perché sennò veramente un giorno ci scettiamo tutto quanto in danno fosse. Ecco, questo volevo dire. E comunque ieri poi oggi è passato un guai, mi sono divertito, abbiamo giocato anche a pallone sopra la spiaggia, a palla svelenata, e poi a un certo punto mi ha picciato fuoco. Ah, mi ha picciato fuoco e io mi sono cotto le dita, dice, piglia la pomata sopra la spiaggia, chi mai pensava che si poteva cuocere, piglia la froilla, la pomata, niente, non ci vuole la patata, dice, ci vuole la patata, metta la patata, guarda qua, oh, non era una patata attorno, cioè, non è manco suor Giulia, guarda, è una patata, di chi, ma può essere che, poi scala la patata, niente, allora veramente, una signora buona volontà, tenia una patata, e me l'ha prestata. Oh, come ci toccato con dito la patata? Aglio, è guarito tutto. E all'inizio non mi sembrava veramente. E ci ha messo più volte l'ho tenuto di fermo là, perché detto, non mi sembra, signor, fatemi vedere un po' se funziona. E la signora, fate, non vi preoccupate, tanto la patata. E la signora pure è stata gentile, è stata un'oretta là. E niente, e quindi è guarito il dito, era questo qua, e non sapevo che ti fa una patata, ti guarisce un cristiano sano. Beh, allora buono guarigione, però c'è certa gente che io non capisco perché, tu metti sopra il dito, fai la scottatura, ti guarisce, c'è gente che la patata la mette qua, la tiene sempre qua, oh, ma è qua chi ha guarito? Non lo so, un cervietto, si guarisce con la patata un cervietto. Non credo, secondo me si guasta ancora di più. Beh, ciao ciao a tutti quanti, ciao ciao, scartoffini, ciao ciao.